Ciao fans! Ciao fans! Allora, sono qua con Luna Colombo che tutto voleva fare meno che questo video. Di che non è vero? Vabbè, perché sono un po' pigra. Non è vero, no, sui video sì, sono un po' pigra, su questo no. Quindi, perché siamo qua? Contro la tua volontà? Perché domani mattina partiamo, andiamo a fare un tour della Toscana, e? Cioè non è che è proprio un tour, un viaggio, vediamo un po' Toscana di passi. Toscana. E non lo so, svalichiamo? Certo, svalichiamo anche in Emi. Ah, allora, capito, ma in Emilia ci passi? No, ma poi fai anche i passi della Roma. Ah, ok. Ok, finisci la parola! Okay. Vabbè, della allora, Roma? Della Romagna. Oh, ma no, era difficile. Tutto in genere l'hai fatto tu, non io. Cosa vuol dire? Ti sto imboccando? Sì. Vabbè. Quindi? E nulla, quindi questo è il video introduttivo e domani mattina ci vedrete guardati tutti da moto e che partiremo per questo viaggio di 4 giorni, attenzione. Cosa dobbiamo ancora fare? La valigia. Tutto praticamente. No, dobbiamo mettere le cose che abbiamo preparato dentro nelle valigie e questa è la parte un po' più difficile perché devi cercare di incastrare un po' tutto come un cubo di Rubik. Vi faccio vedere nel mentre cosa sta succedendo in casa e come prepariamo il tutto. Luna, Sto per dire, Luna finisce di stirare, ma mi sembra che tu stia più dormendo sull'asse da stiro che stirando. Stavo guardando le nostre foto. Ah, ok. Perché qua c'è, questa è quella al chiosco di Ponente, in Sardegna, che è dove siamo andati anche quest'anno. Ho un ostaggio della Sardegna. Finché non ci andrò a dicembre avrò un ostaggio della Sardegna. E questo è Bema. Un inverno che ha nevicato tantissimissimo. L'inverno del Covid. Sì, inverno del Covid. Bene, comunque Luna sta finendo di stirare. Quando avrà finito potrà mettere anche lei le cose nelle sue borse laterali. Tutto questo? Ma tutto ti devi portare, eh? Guarda che c'hai una borsa laterale, eh? Una? Una, ce ne sono due, una è mia e una tua. Ho capito, io ho fatto il zaino, però. No, secondo me non lo porti. Certo, tutta la roba del bagno dove la metto? Nella borsa sopra la sella. Sopra la sella. Sopra la sella. No. È grande, vedrai che ci sta. Non interessa. Qua c'è tutto il bazar con l'esposizione delle cose da portare via. GoPro, micro SD, power bank, il telepass di Luna che non c'è, cover, cavi vari, tutte le batterie. Ok. Ok. Qua c'è altra roba. Ci sta, guarda che quella roba lì ci sta in quella borsa lì, Niente, ma ci sono anche le scarpe da portarsi via. Questo non le avevo considerate. Poi abbiamo già preparato tutta la roba sul letto, sei proprio in mezzo. Sì, non tutta, manca la mia. Questa è quella di Eros. No, questa non ho è capito, mia. Questa è mia, ma... Cioè, il reggiseno triangolo non è mio. No, quello non è mio. Comunque manca ancora tutta la mia roba, però siamo quasi pronti. Ok, nel mentre che tu finisci di stirare io inizio a insacchettare, a invaligiare, a fare le mie cose. Bene. 2 hours later. Boh, adesso io la mia valigia in realtà l'ho fatta, dobbiamo solo aspettare che Luna carica la sua e poi possiamo avventurarci in garage schivando le zanzare come dei ninja e cercare di caricare la moto. Ah, perché devo farla via anch'io. E cos'è da solo? E due borse, una a destra e una a sinistra, mi devi aiutare. Wow. Guarda, sembra che ho una maschera tipo Zorro. Comunque sì, devi venire anche tu. Wow, che gioia. Ascolta, cioè, anche la tua roba devo scendere solo io. Mi dai una mano. Anche perché ci sono le due borse laterali e la borsa sopra sella, quindi sono tre cose. Io ho due mani e non riesco a portare tutto da solo. Potremmo farlo domani mattina? No, se no mi fai partire. Io lo so già, mi fai partire tardi tu. Quindi dobbiamo farlo stasera. Moments later.
Allora, come sta andando la preparazione dei vestiti? Vedo che Ma c'è qua un po' di roba sul letto. bene, abbastanza bene, così terminato. Per fortuna io sono piccolina, quindi le cose sono piccole e quindi metti. Sì, ma la borsa laterale è ancora più piccola. Beh, Non è vero. però non vedo tanta roba, dovrebbe starci. Non mi manca niente in realtà, cioè ho queste cose. Comunque, prima infili nella borsa e prima possiamo caricare la moto. Lo so, adesso finito. Per fortuna. More moments later. Nonostante le proteste di Luna, solo per dire che anche Luna ha fatto la sua valigia laterale, quindi adesso possiamo scendere in garage a caricare la moto per la tua gioia infinita. Che gioia! Ci sarà un caldo, le Allora, zanzare. in garage, sfatiamo un mito, in garage non fa No, caldo. non fa caldo in garage, però vabbè. No, ma adesso non fa caldo fuori. Le zanzare fa più caldo in casa in realtà. Le zanzare prima siamo scesi, non, neanche una mi appunto. Ma io forse su una gamba ce l'ho il puntura. Quindi possiamo andare verso il garage a caricare la moto. Vabbè. Vai, portale giù. Io porto giù le borse, tu mi raccomando, prendi l'altra, eh. Ma se devo fare il video non posso fare. Non posso prendere. E due mani hai. E l'altra è vuota. Ah, ok, quindi devo tornare indietro. Prendere la borsa, la maniglia. Oh, occhio ai caschi, eh. E qua c'è tutto l'ambaradeos. Già roba pronta per partire. O malleos in Cioè, di palla. solito non c'è tutto sto bordello. A volte ce n'è anche di più. Comunque sembra strettissimo sto passaggio in video. Ma non è Cioè. un'apparenza, è la realtà. No, hanno fatto le porte dei nani in questa casa, non si sa Guarda, io perché. sono largo quanto la E porta perché se non praticamente. avevano più spazio? Meno male che hanno sacrificato la scala, non hanno sacrificato il bagno per Eh sì, dire. esatto. Però andiamo in garage. Wow. Stoppiamo il video. Ah, ok. Perché non posso fare video Nel fin giù? vialetto? No, Dopo la gente ok. capisce dove abitiamo. Ah, Meglio ok. rimanere nell'ombra. Ah, va bene, Guarda. ok. L'ombra. Non ho neanche fatto un corso, pensa. Ah, ma stai andando avanti! Apro anche la porta. No, è chiusa. Pensavo che non dovessimo più uscire. No, portiamo giù le valigie. Minutes later. Innanzitutto, viva la Sardegna. Detto questo, abbiamo caricato la moto. Non abbiamo fatto il video mentre la caricavamo perché l'avevamo già fatto proprio prima di andare in Sardegna. Quindi, se volete vedere esattamente come si fa a caricare su tutte le borse, gli attacchi, eccetera, eccetera, c'è già un video. È una soglia dell'attenzione veramente bassa. Ti guardi intorno. Allora, non posso guardarmi intorno, Sì, cioè, beh, devo stare puoi fermo così. guardarti intorno, ma Cioè, facendo un boh. video, la telecamera è lì e si Vabbè, vede tu che guardi. e io guardo intorno. Ok, guarda intorno, va Questo è il bene. nostro garage, comunque. La tua moto non hai preparato un cacchio. Ho solo zaino. Ma sai che se mettessi anche tu questa No, dietro la non tua. la voglio, Ma mi dà perché? fastidio, Ma mi dà perché? Cioè, fastidio. ti dà più fastidio questa dello zaino? Sì, mi dà più fastidio questa roba che lo zaino. Incomprensibile. Non lo capirò mai perché. Perché ti dà fastidio? Perché sì, mi piace di più la sensazione che mi dà lo zaino che mi segue Cioè, lo quando faccio zaino le scomodo due. sulla schiena ti dà una sensazione migliore di questa roba qua che la porta la moto e non la tua schiena. Sì, ho capito, ma a parte che non è pesante lo zaino, e poi questa ogni volta che fai le curve ti sballottano di qua e di là. Se è fissata bene, no. Lo zaino ti segue Ma se la fissi bene non ti sballotta da a te. nessuna Vabbè, parte. comunque, io preferisco lo zaino. Va bene. Schiena tua, decisioni tue. La mia schiena, meglio che stia qua la roba. Cioè, andiamo in casa che sono. Che ore sono? Boh, sono le 8:20. Oh, era di fare qualcosa da mangiare, eh? Andiamo a cena. Risottino? Alla milanese? Che poi dicono, che accento di merda, sti milanesi. Innanzitutto siamo a Como, non confondiamoci. E poi, Viva cioè, la Sardegna. viva la Sardegna. Un giorno imparerò il dialetto sardo. Quando mi trasferirò là in pensione, devo chiedere a Giovanni Storti se mi dà qualche
ripetizione di dialetto sardo, sai che lui è molto bravo. È vero, eh. Magari mi Questo spiega anche come fare l'orto, così unisco sia il sardo che andare a zappare. giusto. Beh, andiamo in casa. Ci rivediamo domani mattina per la partenza. Oh, presto, eh? Mattina, non ho detto mezzogiorno. Prima delle 8 non ci si alza. No, no, domani sveglia alle 6:30. Sì, vabbè, 6:30. Vedrai, vedrai. Ci vediamo domani mattina alle 6:30 che faccio il video mentre tiro giù dal letto Luna. A domani. Comunque, Luna, volevo dirti. Prima ho letto un commento, però non ho risposto perché sarei andato un po'. Vabbè. Comunque, commentavo un tuo video dove si vedevano gli addominali e ha scritto: sembra un uomo completamente senza forme. I trans hanno molte più forme di lei. Allora, avrei potuto innanzitutto scrivergli se è esperto dell'argomento trans, visto che li ha tirati in mezzo, e poi mi viene da dire, hanno più forme, grazie, hanno il seno rifatto, quindi, Ma arriverà anche però, quello, Buzzini me lo regalerà prima o poi. comunque ho scelto di non rispondere, perché poi sicuro ci infilavamo in un cul-de-sac.